leggere il libro dell'Arca di Noè? Sì, grazie. Quando Dio creò il mondo, fece perfetta ogni cosa. Gli uomini, però, dopo un po' iniziarono a cambiare. Si misero a mentire, a litigare, a rubare. Che tristezza, i uomini sono diventati cattivi, vorrei fare tutto da capo. Allora Dio decise di distruggere tutta quella malvagità con un diluvio universale. Però si accorse che non tutti gli uomini erano diventati cattivi e violenti. C'era infatti un uomo giusto che si chiamava Noè. Egli viveva con la moglie Sara, i suoi tre figli Sem, Cam e Jafet, e le rispettive spose Olla, Olivana e Oliva. Loro erano buoni e onesti. Fu così che il Signore pensò di affidare a Noè un compito molto importante. Noè, costruisci un'arca di legno molto grande. Farò cadere una grande pioggia che distruggerà tutto. Ma tu con la tua famiglia mi salverete nell'arca e con voi degli animali. Noè chiamò la sua famiglia e riferì gli ordini che aveva ricevuto dal Signore. Immediatamente si misero al lavoro. Terminata l'arca, Noè disse alla sua famiglia: Adesso ci abbiamo un'ultima roba da fare, cercare l'animale che porteremo con noi. Nella foresta andò e tutti gli animali volle intorno a sé. Il Signore arrabbiato il diluvio manderà. La colpa non è vostra, io vi Le salverò. loro ricerche durarono giorni e giorni. Fecero entrare nell'arca una coppia, maschio e femmina, di ogni specie vivente. Nessun animale fu dimenticato, dal più grande al più piccolo. Mentre salivano gli animali, Noè vide nel cielo un grosso nuvolone e goccia dopo goccia a piover cominciò. Non posso più aspettare, l'arca chiuderò. Tutti vennero fatti salire sull'arca. Piovve per 40 giorni e 40 notti senza sosta. Niente e nessuno si salvò, solo Noè e quelli che erano con lui nell'arca. Poi, a poco, la pioggia smise di cadere. E l'acqua iniziò lentamente a ritirarsi. Trascorsi alcuni giorni, Noè disse: Farò uscire un corvo che, se troverà un posto dove fermarsi, non tornerà. Ma le acque coprivano ancora la terra. Infatti, poco dopo, il corvo ritornò. Il giorno seguente, Noè lasciò libera una colomba. Anche lei, però, ritornò nell'arca. Noè allora attese ancora 7 giorni,
Poi fece uscire di nuovo la colomba. Verso sera la colomba ritornò. Nel becco aveva un ramoscello di ulivo. Presto sarebbero potuti uscire dall'arca. Dopo un'altra settimana, Noè fece uscire di nuovo la colomba ed essa questa volta non ritornò più. Così Noè, la sua famiglia e tutti gli animali uscirono dall'arca. Dio, come aveva promesso, li aveva salvati dal diluvio. Non manderò più i diluvi versali. Dio stabilì un'alleanza con l'uomo e come segno di questo patto fece apparire un bellissimo arcobaleno. La vita sulla terra ricominciò. Animali e uomini tornarono a moltiplicarsi e a crescere in pace. E l'arcobaleno nel cielo continua ogni tanto ad apparire dopo la pioggia, per ricordare a tutti gli uomini l'avventura dell'arca di Noè e il diluvio universale. Ti è piaciuta questa storia? Tantissimo. Dio. Leonardo. Noè e Sara. Gabriele. Arianna. Cam e Oliva. Tommaso. E Sveva. Sam e Olla. Edo. Maddalena. Yafet e Olivana. Flavio e Frida. I coccodrilli. Alberto. Alice. Yorango Tango. Pietro. Sofia. I serpenti. Marco. Samuela. Le aquile. Tommaso. Eleonora. I gatti. No. E Letizia. I topi. Matteo. Gli elefanti. Maria e l'amico Calabetto. Il corvo. Edoardo. Matilde. Il temporale. Ginevra. Angelica. L'arcobaleno. Angelica. Matteo. Ginevra. Jacopo. Letizia. Alberto. Regista maestra T. Narratrice maestra. Videomaker maestra Marica. Ombrello bloccato. E goccia dopo goccia, a dove comincia? E non si apre ombrello. Ascoltami. Che se non ritornerà, vuol
i coccodrilli. Alice. No, che sei Alice. Yaffe e Olivana. Flavio e Frida. Che la terra sia.